E il viaggio continua in studio attraverso la musica. Non prendete impegni, perché per raccontare la storia della musica, della canzone napoletana, avremo bisogno più o meno di 26 mesi. Però il tempo è quello che è. Quindi iniziamo subito, come sempre, con noi Miriam Fecchi, che ci ha portato la sua valigia di video, adesso ci farai viaggiare. È una grande voce di Napoli. Grandissima. Antonello Rondi, benvenuto, accompagnato al pianoforte dal maestro Bruno Vitale. Mitico. Buongiorno. Miriam, cominciamo subito. Beh, il nostro viaggio. Miriam, è stata una fatica, eh? Scegliere, è stato difficile, immagino. No, cioè, parliamo della canzone napoletana, che ha due secoli di storia, anzi 500 anni se volessimo partire dalle villanelle, ma io non andrei così indietro. Direi a questo punto di ricordare intanto un po' di artisti, che mi sembra giusto, che hanno fatto grande la canzone napoletana. Mario Merola, Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Massimo Ranieri, Enzo Vitabile, Bennato Carosone, De Crescenzo. Mi sono dovuti iscrivere ad Enzo Granagnello. La canzone si intitola Con me. Andiamo a vedere questo spettacolo. Spezzone di video. Vediamo. Pelle d'oca, eh. Comincia a capire com'è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è impara. Siamo emozionati. Bellissimo a far capire che questa non è la canzone, ma è parte importante della cultura italiana. Sei riuscissimo a farlo capire. Comunque adesso abbiamo una grande occasione con te, perché con Antonello Rondi se ne viene giù a teatro quando arriva a cantare. Se ne viene giù a teatro. Allora, ti vogliamo sentire in un momento fondamentale per la cultura italiana. Con che cosa iniziamo? Si inizia con Torna a Sorrento. Ovviamente. Momento magico, Torna a Sorrento. Ascoltiamo. Oh, l'ho detto. Miro mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu ci tieni a me. Lascia vada, fai sul mare, ma non me la sa, non darmi sto dormiente, torna sul riento, fammi grazie, grazie Antonello, grazie.